È logico che noi siamo giudicati per i risultati, però dietro al risultato c'è grande lavoro, grande abnegazione, devo sottolineare anche grande appartenenza alla maglia di questi ragazzi. 10 punti in 4 partite senza mai conoscere sconfitta, Leonardo Colucci ha inciso e come sul cammino e sull'identità del Picerno. L'allenatore, scelto per prendere il posto di Antonio Palo, ha cambiato abito tattico, passando al 4-2-3-1, rimettendo al centro del progetto l'esperienza e i gol della coppia Reginaldo Gerardi e la classe di Esposito determinante nelle ultime due vittorie contro Fidelisandri e Paganese. Manu, quando parlo sempre per convinzione e mai per convenienza. Manu è un giocatore di categoria superiore, lo posso dire perché qualche partita l'ho fatta su, quindi lo posso dire. Si è adagiato, ho vissuto lo spogliatoio per 23 anni, quindi conosco le dinamiche, no? Quando dico di mettersi in discussione ogni giorno, proprio, lo deve fare anche, soprattutto il giocatore, più forte della squadra. Il Picerno ora è in piena zona playoff a 26 punti, una dimensione difficile da immaginare fino a un mese fa, non per tutti però, come spiega il direttore generale Vincenzo Greco. Ho sempre detto che credevo nel gruppo dei calciatori, no? Ho sempre detto che avevamo un gruppo di calciatori di un valore buono per la categoria. Però bisognava lavorare molto sulla mentalità e sull'atteggiamento. Io quello che ho chiesto al nuovo mister è stato appunto quello. La scelta poi è ricaduta sul mister Colucci perché conoscendolo a livello umano e a livello di, diciamo, di professionalità, lui ha trasmesso appunto quello alla squadra. Un atteggiamento diverso, un carattere diverso alla squadra. Con Colucci in panchina la squadra ha segnato 10 reti, 8 nelle ultime due partite, una a testa contro Avellino prima e Palermo poi. L'allenatore guarda però ai margini di crescita, soprattutto quando il pallone è tra i piedi degli avversari. Siamo troppo aggressivi, delle volte bisogna temporeggiare, no? E quindi vogliamo per forza prendere la palla, non sempre è così, bisogna temporeggiare e quindi là ci stiamo lavorando. Poi dico sempre che quando si prende qualche gol c'è anche la bravura dell'avversario. Il 2021 sul campo si chiuderà con la trasferta di Taranto e la sfida casalinga alla Vibonese. Arrivare a fine anno con 30 punti sarebbe un traguardo da voti alti per una squadra tornata in C quest'anno, senza mettere da parte il calciomercato. Dobbiamo arrivare a 40 punti il prima possibile, poi dopo l'asticella già l'abbiamo alzato dall'inizio di quest'anno. Se devo intervenire in qualche ruolo per andare a come dire, migliorare ulteriormente la rosa, sicuramente lo farò, non ci faremo trovare impreparati e quindi sicuramente interverrò. Però per me questi sono i migliori giocatori che ci sono al momento.